Come era tradizione, anche quest'anno, venerdì 8 dicembre 2023, i Vigili del Fuoco qui in Piazza del Gesù, in pieno centro storico di Napoli, con un'autoscala posizioneranno il fascio di rose bianche, simbolo di purezza, tra le mani della Vergine Maria, posta in cima all'obelisco dell'Immacolata, alto 30 metri, che si trova in piazza. Il tradizionale omaggio floreale alla storia della Vergine si terrà al termine della celebrazione religiosa e la presenza di autorità civili e religiose. Dalle ore 6 alle ore 3 entrerà in vigore uno specifico piano di viabilità. La festività dell'Immacolata, per tradizione, apre ufficialmente le porte al Natale napoletano con la preparazione del presepe e l'addobbo dell'albero. L'obelisco dell'Immacolata è la più giovane delle grandi guglie napoletane, posta nel centro storico, ma anche la più alta e più ricca. La prima pietra viene posta il 7 dicembre del 1747 per volere del padre gesuita Francesco Pepe. L'opera fu finanziata con elemosine dei fedeli. La costruzione barocca, alta 30 metri, si ispira alle antiche macchine da festa ed è rivestita da decorazioni marmoree. Sopra un basamento decorato da fiori, medaglioni, panneggi, c'è un primo livello con quattro coppie di puttini con gli emblemi dell'Immacolata. Al secondo livello, invece, troviamo quattro santi gesuiti, Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, San Francesco Regis e San Francesco Borgia. Quattro episodi evangelici legati a Maria, l'Annunciazione, la nascita della Vergine, la presentazione al Tempio e l'Assunzione. L'ultimo livello, oltre a varie decorazioni, vi si trovano i busti di San Luigi Gonzaga e San Stanislao Kostka. In cima è posta una statua in rame della Madonna adornata da angioletti che reggono i simboli dell'Immacolata Concezione.